Parte martedì prossimo il 59esimo Festival della Canzone Italiana, nuovamente presentato da Paolo Bonolis, un festival che si farà ricordare, tra le altre cose, anche per la presenza in video di Mina in apertura di questa edizione della Kermesse Canora, grande tradizione musicale del nostro paese che l'anno prossimo spegnerà 60 candeline. Come stabilito dal regolamento, con una mossa davvero atipica per il noto rigore della manifestazione sulla presentazione di canzoni inedite, questa settimana le radio passeranno i brani di giovani in gara nella sezione proposte, che si faranno accompagnare sul prestigioso palcoscenico da grandi nomi della musica italiana e internazionale. La categoria del festival che ha lanciato artisti come Andrea Bocelli, Carmen Consol, Niccolò Fabi, Siria e Alex Britti quest'anno sarà tutta al femminile, se si esclude la partecipazione di Filippo Perbellini, il quale si farà accompagnare da Riccardo Cocciante nel brano L'Orgoglio. Si parte da due ex concorrenti dei talent show più famosi e discussi del nostro paese, Karima Ammar, livornese di origine algerina proveniente da Amici, con il brano Come in ogni ora, che vedrà la direzione d'orchestra affidata a un mito come Bart Bacharach, e Silvia Aprile, direttamente da X Factor, affiancata da Pino Daniele in Un desiderio arriverà. Sul palco dell'Ariston gareggeranno anche Malika Yane, milanese di origine marocchina, con Come foglie, che vede come ospite Gino Paoli, Chiara Canzian, con Prova a dire il mio nome, brano che verrà eseguito assieme al grande Roberto Vecchioni, Barbara Gilbo, con Che ne sai di me, in duetto con Massimo Ranieri, Simona Molinari, che canterà Egocentrica, con Andrea Vanoni, e Arisa, con il brano Sincerità, assieme a Orietta Berti. Dulcis in fundo, un esordiente non più giovane, la 62enne italo-francese Iskra Menarini, vocalist di Lucio Dalla, che la accompagnerà nel brano Quasi amore. E Irene Fornaciari, affiancata in Spiove il sole dal padre Zucchero dal gruppo The Sorapis, formato dal bluesman di Roncocesi assieme a Dodi Battaglia, Maurizio Vandelli e Fio Zanotti. Il festival si svolgerà dal 17 al 21 febbraio, trasmesso in prima serata da Rai 1.